Ciao a tutti, Tarta amici di Tarta YouTube TV, io sono Aldesign, Tarta amici, sempre di Tarta amici, non ricorderò mai. Allora, oggi abbiamo questo nuovo video, come potete vedere qui intorno a me è tutto pieno di portachiavi, perché oggi parleremo di portachiavi, nello specifico della mia collezione, mia collezione di portachiavi. Quindi andiamo a cominciare. Il primo che voglio farvi vedere è ancora confezionato, spero che si veda bene. E praticamente l'ho preso da Carpisa, si vede ancora il prezzo, 4,90 euro. Ne comprai due, che uno lo regalai al mio migliore amico Ragno, Ugo detto Ragno 80, e questo e del rappresentante dell'Italia, se non mi sbaglio, sarò fatto nel 2000, no, nel 2006. Come, non ricordo che anno c'erano negli europei, questi ultimi europei erano, sì, gli ultimi europei. Come, è andato. Poi, siccome sono di Taranto, non potevo non avere un portachiavi della birra Raffo, ricevuto in una delle tante, Raffo Fest che fanno qui a Taranto sulla rotonda. Il sito. Poi che altro abbiamo? Beh, rimanendo sulla Raffo, c'ho anche la bottiglia, questa sarà fatta a mano, è artigianato locale, l'ho comprata proprio da un artigiano in questi mercatini che fanno in occasione delle feste. Ho pagato anche poco, mi pare che l'ho pagato 1 euro. Qui abbiamo, l'ho messo tutto insieme, che sono uguali, c'è anche una chiave che non ricordo di dove era. Le mie palle da biliardo, io sono anche un giocatore di biliardo e quindi non potevo non avere collezione di portachiavi a forma di palle di biliardo. Abbiamo la numero 10 più grande, qui piccola numero 8, numero 1 e un'altra numero 8. Abbiamo un vecchio portachiavi della Juve. Ah, questo era il portachiavi delle mie chiavi prima, era un po' pesante, si è staccato. Questo si è anche rotto, purtroppo era un fascio vittorio e non conveniva molto. Qui abbiamo questo, non so se si può far vedere, ma credo di sì, è un cubo dell'amore, portachiavi, che mi ha portato sempre Ugo 80, mio migliore amico, da uno dei suoi viaggi, credo forse a Praga. Fammi sapere, Ugo 80, scrivi nei commenti se stai vedendo, se era da Praga, perché non mi ricordo. Qui abbiamo questo, che molti chiamano, ai miei tempi chiamavano il portafumo. Io c'ho dentro una pallina, tre batterie. Una piccola coppetta originale Tupperware, originale Marincina Tupperware, tra l'altro. C'è scritto Tupperware, non so se riesce a vedere, ma c'è scritto Tupperware, ve lo assicuro. Ah, poi questa qui è una maglietta e non ricordo proprio, questa però è una maglietta. Poi abbiamo questo tipo di portachiavi di quando lavoravo al concessionario, uno dei ricordi. Allora, questo è l'Audi? No, sono proprio sulla delle chiavi, ma questo è uno. Ah, io ogni tanto, oltre a collezionare portachiavi, li costruisco io con delle cose che trovo. Questa è una gabbietta che ho trovato per terra, non so di così, o che giocattolo così, e ci ho fatto un portachiavi. Adesso sto costruendo, ve li farò vedere quando li finirò, dei portachiavi con dei frutti di mare, diciamo, dei coccioli. Questa l'ho trovata, è a terra. E arriva direttamente da Parigi, la Torre Eiffel, Torri, di una palla da baseball. Vabbè, questo è un passacintura del militare, quando facevo il militare, ecco un'altra di quelle delle macchine, della Peugeot. Questo qua era quello. Ah, poi questo video non è neanche aperto.
che se la danno quelli della Fratres, i donatori di sangue. Io onestamente non ho mai donato il sangue, ce l'ho perché faccio parte della protezione civile, come tale ho collaborato con loro, quindi ogni tanto ci fanno dei regalini con cui collaboriamo. Questo è un altro portachiavi qui, quindi. Oh, qua abbiamo questa molto carina. Questa me l'ha portata una mia amica da Londra, però si è rotto e l'ho rifatto io praticamente. È la cabina telefonica londinese, no? La famosa cabina telefonica. C'è questo che ce l'ho da molti anni, attenzione, diavolo di cuore, un po' pornografico, però non ricordo neanche perché ce l'ho sinceramente, chi da chi l'ho avuto, forse a scuola da qualcuno me l'ha regalato, però guarda, prima un'azione sessuale, vabbè, non è. È una stupidata. Ah, poi questa direttamente dal Brasile, dalla mia amica Claudia. Claudinia. Da Salvador Bahia, dove lì ogni tanto va anche a degli amici. Così non ho rovinato, peccato. Questo lo attendo. Alcuni mi devo appendere. Questo invece è un ciondolo per cellulare che ho trovato anche con un nano. Vediamo se indovinate che nano è. Scrivetemi nei commenti che nano è. Io non lo so. Forse è cucciolo. Questo portachiavi della Nutella. Anche questo l'ho fatto io. Dei pezzi che ho trovato per terra, era mezzo rotto. L'ho preso, l'ho pulito e l'ho rifatto io. Un altro ciondolo del portachiavi per le ragazze, sempre trovato, Hello Kitty. Dici, com'è che trovate queste cose? Quando io lavoravo al volantinaggio, camminavo parecchio, e capitava di trovare tante cose per terra. Questo è un altro per cellulare. Cosa si vede? Pollo? Quello del cartone animato. Cosa che l'hai visto? Altro. Quindi c'è pu. Spero che voi non siete superstiziosi perché sto per mostrarvi una cosa macabra. Non toccatevi. Pararara, la cassa del morto. Omaggi che danno. Caspio. Danno da l'umanità agli uzzi, si vuole delle pompe funebri, gadget delle pompe funebri, una bara. Dicono che porti fortuna in realtà. Andiamo bene. Questi sono i miei preferiti, questo è un giambeglio, anche questo era mezzo rotto, me lo regalo un amico con il quale adesso non parlo più. Ce l'aveva mezzo rotto in macchina e dice, se vuoi lo vuoi prendere, me l'ho preso. E ci ho aggiunto io questa catenella e le porto a chiave, era metà questo. Dovrei avere un altro zampo. No. Poi abbiamo la poliziotta. La poliziotta. Un altro che ho fatto io, la micromascina, la macchinina, hanno messo un gancio dietro, anche un po' pitturata, ma come vedete si vede anche la pittura fatta a mano, un po' male, sono cose che girano davvero, non so se vi ricordate le micromascine, a porta chiave. Oh, questa vedete per lo YouTube. Spero di non avervi acciacato, sono acciacato da solo. È un flash al portachiavi. Lo vendevano al coin, non ancora c'era il coin, 3 euro e tutto lì. Questo è il regalo di una ex, ai loghi, della New Generation.
non funziona più, schiacciando cambiava la faccia, no, non funziona più. Quando là dentro, vedete, quello delle patatine, che non mi ricordo come si chiamano. Scrivetemi nei commenti. Questo lo ricordo perché ce l'ho, dopo averlo trovato ultimamente, forse lo scheletro. Altro della Pressitempo che questo ho trovato, abbiamo la Tour Eiffel sempre dalla Francia, me l'ha portato un'amica, me l'ha portato, sì, dalla Francia un'amica di famiglia. Ah, poi ragazzi, c'è questo che è storico. Chi di voi non si ricorda la mitica mascotte dei mondiali negli anni 90, mondiali 90, Italia 90, tutto l'ho detto. Italia 90, mamma mia. Era brutta come mascotte, questo qua, quella. Era brutta come mascotte, però al suo perché. Vediamo così. Che è successo qua, mannaggia. Ho cacciato l'accetto. Abbiamo una Muto Honda. Questa coperta era pure ancora impacchettata fuori da un negozio. L'avevano comprata e l'avevano persa. Questo è un altro che ho fatto io. Questo è una, questo è ecco di un gelato. Alla fine rimaneva così, io ci ho fatto il portachiavi così, proprio alla serra. Ah, questa è un'altra palla da biliardo, ci ho fatto un portachiavi lungo, 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 lungo. Ricordami i tempi del militare che giocavamo con queste palline qua così. Basta, che in testa fa malissimo. Questo è un altro che ho fatto io, ho preso un dado, ho bucato, ho messo questa chitarella con la cerchietto, ci ho fatto il portachiavi. Era di nuovo quando l'ho fatto veramente. Questo è un maialino, mi pare che me l'abbia portato anche io, non ricordo. Dopo il flash della stessa linea comprato insieme a quello, come funzionava questo non ricordo più, ecco la videocamera YouTube, proiettore mi ha. Vediamo più di particolare, questo qua di metallo trovato in una macchina, questo è un po' antico, quello qua rappresenta, non so chi è, una divinità greca credo. Con altri quasi tutti i pezzi di portachiavi. Vabbè, un po' mancare il portachiavi di Padre Pio. Anche questo è... Yahoo! Sempre delle baratine. L'original della acqua.it. Me l'hanno dato, non ricordo dove. Oh, un'altra Tour Eiffel. Mi pare che ho comprato una scimmietta, queste trovai nell'uovo di Pasqua, erano, erano tre che ti appendono l'una all'altra, credi. Ma quanti ne ho di questi, un altro di questi.
tipo c'era, non so che pupazzo sopra, però è rimasto soltanto lo snowboard. Questo che è prima classe originale, anche se è malandato. Questa è la prima classe originale. Questa della L'Oreal. Ferma la cintura. Qua applica la cintura così e ci puoi appendere le chiavi. Prima classe. Altro di pelle, anche questo molto vecchio. Alcuni sono molto vecchi, sono iniziata molto tempo fa questa collezione, così, per gioco, per caso. Ma non ho fatto tanti. Quest'altro c'era lì, ah, quest'altro l'ho fatto io. Quest'altro l'ho fatto io anche. Allora, andiamo nell'ordine. Questa qui è una delle Winx, l'ho provato anche. Questo me lo diedero in omaggio in un locale tanti anni fa. Questo topolino ho fatto io. Questa scarpetta anche fatta da me. Per panni di... Ah no, trilli. Trilli. Campanellino che dir si voglia. Questa scatola basta così. Fai i pezzi di altri portachiavi, questa è la prima scatola. Passiamo alla scatola dei portachiavi, quelli un po' più belli, un po' più di lusso, diciamo. E quindi questo che mi è arrivato direttamente da Torino, dove ho i miei zii che sono tifosi della Juventus, sanno che lo sono anche io, quindi questo è un portachiavi della Juve, dell'original merchandising della Juve. Un portachiavi, prima erano tutti blu, i tasselli si sono scolpiti col tempo, me lo regalarono insieme a una penna a 18 anni. Questo anche me lo regalarono, non ricordo per cosa, c'era un coso d'oro, un rombo d'oro al centro, d'oro non era oro, era sempre acciaio dorato al centro, si è scollato, l'ho perso, si è scolorito, era la seconda ricordamento. Poi abbiamo questo da collezionisti. Questo è un portachiavi portamoniche, si chiama, con dentro 5 marchi tedeschi. Originale. Questo sempre con le macchine. La Moser. Sempre di quel genere, però un po' più nuovo, l'ho dovuto mettere qua. Questo è di legno, per faenzare, però con la padella, marca, ora riesco a leggere. Era Benetton è questo, non mi ricordavo. Poi alcuni di macchine, questa della Seat, ancora in ballo. Volvo, Ducati, Motoria. Honda, se
ricordo cose molto belle. Questo è un altro che mi ha portato dal Portogallo, invece, girevole, sempre Ugo, anni 80, pensa sempre quello qua. Questo da Lisbona, sì, Lisbona, e qua c'è la bella città, qua si gira, c'è lo studetto, la città, Portugal, qua sopra, e lo tengo qua, quello più prezioso. Quest'altro viene anche da Londra, una chitarra, perché è anche una bottiglia. Questo è tutto. Vengo mal di schiena. Con questo è tutto, cari amici, devo salutarvi perché devo anche andare, si è fatta una certa, è fatto tardi. Quindi vi invito a mettere vi piace se vi è piaciuta la mia collezione. Ho potuto vi farò vedere altre collezioni che ho. Scrivetemi nei commenti quali portachiavi vi sono piaciuti di più, se vi volete mettere delle fotografie, farmi vedere altri migliori, fate dei video voi per farmi vedere i vostri portachiavi. Se ne acquisterò altri ve ne farò vedere altri. Condividete, 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 iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, scrivete quello che avete fatto. Mi raccomando, metti mi piace al video, se non lo sapete accettare, clicca più di una volta, cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Detto questo, dimenticavo, e valida sempre la cosa dell'iscritto ricambia, se tu scrivi sotto nei commenti mi sono iscritto ricambia, io mi iscriverò al vostro canale, per insomma aiutarci a crescere insieme. Questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao gente!